Campagnata, 1933. A quei tempi tutte le cose passavano da Frank. I piani, gli ordini, i soldi. Dovevamo lavorare il giorno e la notte. Tommy, Frank ha detto di aspettarlo nel garage sul retro. Credo si tratti di un lavoro. Grazie, Luigi. Sara sta cucinando, poi ti porta qualcosa. Con questa pioggia? È una brava figliola. Ci vediamo domani, Luigi. Tempo fa, quando il Buonasera. capo era ancora con Peppone, ci chiamarono per un colpo. Un politico sul libro paga. Pioveva che Dio la mandava. Nessuno? Eccolo. Grazie di avermi aspettato. Io e il Don abbiamo ricontrollato i numeri del mese scorso. Di niente. Devo fare qualcosa? Vorrei che tu aiutassi Sam e Poli con un carico che arriverà stanotte. Merce di qualità. Dritta dal Canada. Dove vuoi che vada? Sam incontrerà i nostri amici in una fattoria fuori città. Poli terrà d'occhio i camion che trasporteranno il carico. Vorrei che tu andassi con lui. Ci serve un altro uomo fidato. Voglio che tutto finisce. Va bene. Perfetto. Recupera un'auto da Raffi e raggiungi Poli al magazzino. Ha delle armi nel caso ci fossero problemi. Certo, Frank, tranquillo. E quei problemi ci saranno. Bene. Il Canadian deve arrivare sano e salvo, Tommy. Ricordati che c'è una cassa riservata per il Don. Raffi? Lavori fino a tardi, Ralphie. Io dormo quando Frank dorme. Diamine, ci sta spremendo bene. Morello ci sta schiacciando su ogni fronte ormai, Ralph. Ma non sul traffico di alcolici. In qualcosa dobbiamo eccellere. Ah, beh, io sistemo solo le auto, Tom. Ho cambiato di nuovo le targhe. Non si può mai sapere, no? Bella. Ci vediamo domani. Va bene. Molto bella. Piano. Well, now brings you a special weather report. The heavens have opened, folks, and we're experiencing some adverse effects across the municipal area. A large storm front. Ok. Dove devo andare? Ah, vicino, insomma. Expected Vai. to arrive for several days, it lost heaven late this afternoon, releasing a deluge of rainfall on the city. If you've been out in the last couple of hours, you don't need me to tell you. There are reports coming in of a number of traffic accidents attributed to the downpour, with fender benders occurring in Oakwood and Chinatown. A more serious accident has occurred near the White Harbor Hotel, which is causing traffic to back up on the East Marshall Bridge all the way into downtown. The police department is attending incidents as they can, but they've now issued advice that people should not venture out on the roads unless their journey is gentlemen, so however a good driver you may be, it's just not worth the risk to you or anyone else. It would seem the best thing. Warm and dry. I know where I'd rather be on a night like this. In addition to the problems we've been hearing of on the road, air traffic in and out of the city has been suspended. Via, 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 via. All scheduled flights departing Lost Heaven International have been grounded, and those Porca scheduled miseria. To arrive into that airport have been canceled or diverted elsewhere. Now, as bad as that may sound, the latest report from the weather service that I've just been handed states that although the rain is heavy at this moment, and that all warnings should be heeded, the storm isn't expected to last all that long. Certainly, it doesn't seem like it will be anything like the big one of 1927. High winds are pushing the storm over us at quite a rate. We will, of course, keep you informed with news on the hour.
But before I return you to our musical programming, let me reiterate that the Lost Heaven Police Department strongly advises against motor travel at this time. And on a personal note, I advise staying with friends or loved ones and waiting out this dreadful storm and the warmth of the home. Aspettate da qualche parte a North Park. Voi cercate prima o poi saltare fuori. I'll be along shortly and I'll be back to check in with you later. Thank you for listening. Ma che un attimo, cos'è questo? Azioni, il gioco. Sparito, tornate ai vostri compiti, lo prenderemo un'altra volta. Eccoci qua. Arrivati se ne salvi, più o meno. Sbrigati, Dom! Ma sono appena sciogliato. Scusa. Ci sei mai stato? Oh, certo. Abbiamo già fatto altri lavoretti in fattoria. Tranquillo. Non c'è nient'altro che mettere vacca e cuore dove stiamo andando. Perfetto. Sono soldi facili, come piace a me. I ragazzi caricano i camion e noi ce ne torniamo a casa. Spero solo di fare in fretta un appuntamento. Ah, ti vedi con Sara, tu, eh? Fai il turno di notte con la figlia di Luigi. Sei proprio un furbacchione. Prima ti metti a proteggere la sua virginità per poi pigliartela tu. Smettila, Poli. Avanti. Sto scherzando. È una brava ragazza. Tu sistemati e vedrai che lei sistemi da te. E ho il divano che mi aspetta. Chissà che razza di storie potrebbe raccontare sul suo vecchio. Luigi era un killer molto spiadato ai suoi tempi. Ah, sì? Davvero? Sai che ha cominciato a lavorare al bar quando era una bambina? Avrà visto e sentito parecchie cose. Per me conosce i nostri affari meglio di noi. Diciamo che ne sa abbastanza da non farmi troppe domande. E questo è un bene. Non sarai costretto a doverle mentire. Minchia. Dovresti sposarla solo per questo. Sam doveva aspettarci qui, ma non si vede. C'è qualcosa che non quadra. Non saltiamo subito a conclusioni affrettate. Si starà riparando dalla pioggia. O si è scolato il carico. Così si sveglia. Non sta arrivando. Va bene. Andiamo a vedere. Io ti giuro che se trovo quel bastardo ubriaco marcio e mi rovino il vestito per colpa sua, ci stacco la testa a morsi. Tieni. Nel caso French avesse visto giusto. Io vado ad avvisare i ragazzi. Ti impiego un attimo. Tu vai avanti e controlla. Noi ti raggiungiamo. Quindi tu vai avanti, ammazzi tutti e poi noi ti raggiungiamo. Perfetto. Stava aspettando questa. Leggi la nota. 3 mesi senza lavoro. Secondo la relazione del governo, la frenata continua. Va bene. Non vedo nessuno. Il T-800
tizio che paghiamo per tenerlo a posto non si sforza nemmeno di far finta. È proprio fatiscente. Aspetta. Cosa abbiamo qui? Ah, figurine. Va bene. Andiamo lì dentro. Quale bastardo sparerebbe a un cane? Ho un brutto presentimento. Leggi la nota. Trovato morto il fattore scomparso, Lost Avenue, 17 giugno. Il cadavere di Harry Smith, scomparso da mesi, è stato identificato oggi dall'ufficio del medico legale della contea di Lost Haven. Ok. Non c'è nient'altro. Vai, salta per di qua. Dove diavolo si è infilato? Da qua non si passa. Bella domanda, dove diavolo si è infilato? C'è qualcuno nel camion. Curati. Ehi, sveglia. Morto. Getta quell'arma. Fatelo prima voi. Non c'è tempo per queste cose. Scusa, bello. Dovremmo usare le cattive. E va bene. Presto, corri! C'è l'ho sotto tiro! Ti darò una bella lezione! Sono qui! Sono con me! Devo ricaricare! Vai, ricarica! Ho tanti sono! Via. Ricarica. Ho finito le armi però. Muori. Ricarica l'arma. Abbiamo questa qui. Storia mi puzza troppo. Bella. Qui alla buon'ora. Sono io, Don. Poli, perché ci hai messo tanto? Stavamo cercando Sam, l'hai trovato? No, non ancora, c'è solo lui. C'era uno dei canadesi. Anche gli altri saranno tutti morti stecchete. Mi ci gioco le palle. Federali. Sono sverde, Tommy. Ma io come potevo... Non hanno mostrato il distintivo. Non hanno nemmeno detto niente. E quindi? Bastardo. Non ha intenzione di lasciarci neanche questo. Che si fa? L'esercito,
Dobbiamo trovare seme e andare via. Che si fa? Questi qui fanno sul serio. Devono essere sbirri della polizia di frontiera. Cazzo. Se sono portate speed. La teglieria pesante. A confronto quelli di Lost Heaven sono delle fighette fradice. Dov'è Polly? Ah no. Sam. Allora. Stare zitto, Poli. Troppo sangue. Oddio mio. Quanto male abbiamo trovato i canadesi. Vedi anche Sam? No. Guarda che roba. Poveracci. Ah, il passaporto di uno dei canadesi. Ok. E cerca indizi. Dove te li trovo gli indizi? Qua, no, di certo. Andiamo qua dentro. Dovevano aspettarcela. Se lo sono meritati. A posto. Abbiamo qui. Leggiamo. Giorgio, ho saputo da fonte certa che Salieri farà la consegna del whisky stanotte. Il nostro amico comune vuole fermare questo fiume di alcol canadese che arriva in città. Tu e i tuoi uomini dovete essere alla fattoria di cui abbiamo parlato per le 21. Aspetta che si faccia notte e di ai tuoi che possono andarci pesanti. Possono anche portarsi a casa qualche bottiglia per il disturbo. Buona caccia. I doganieri fanno il lavoro sporco per Morello. Oh, siamo full HP, non ci interessa. Apri qua. Apri anche qua. Ah, siamo tornati indietro. Va bene. Aia, ferito. Coraggio, ragazzi. Non vogliamo. Mi ha preso. Devo ricaricare. Piano, piano. Perfetto, due a prezzo di uno. Morto. Otto morto. Devo ricaricare!
mi hanno beccato. Allora, abbiamo finito l'arma bella, quindi... Cerchiamo di aggirarli un attimino. Via uno. Aia. Sbagliato. Riprendi questo. Grazie al cielo. Dobbiamo raggiungerlo. Ah no. Voi state qui e guardateci le spalle. E piantate un buco in testa a chiunque si avvicini. A parte noi. A parte noi ci sta. Poli. Sento. Ehi, Poli. Ecco serve. Senti. Oh, Gesù, ma che ti hanno fatto? Mi hanno beccato. Cristo, c'è un sacco di sangue. Puoi camminare? No, no, non credo proprio. Ok, 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 non mollare. Non a prendere il furgone e ti portiamo dal dottore. Ehi, ehi, ce la farai, sì. Dammi, tu resta qui con lui. Ci vorrà poco, torno tra un attimo. Ti aspetto qui. Piano, piano. Ehi, andrà tutto bene, Sam. Abbiamo visto di peggio. Sì, sì, hai ragione, Tom. A posto. Prendi questo. Abbiamo un po' di munizioni. Muori. A posto, la prima ondata. Sono ferito. Ho capito, pure io. Cristo, che male. Cristo santo, dove cazzo è il furgone? Merda, ci sono gli sbirri. Scendi giù che mi devo curare. Scendi, 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 ah, veloce. Sali, sali.
Inizi quanti sono? Oddio mio. Oh, finalmente sei arrivato con sto camion. La strage. Come stasi? Beh, stabile al momento. Vado a prenderlo. Tu resta di guardia. Forza, bello. Ora si torna a casa. Mi serve un dottore, Poli. Non mollare. Piano, piano. Ok. Te ne metteranno anche. Ok. Arrivano. Ah. Poli! Abbiamo altra compagnia. Salta su. Io sono qui con te, Sam. Sono munizioni. È un Thompson da qualche parte. Sparagli appena si avvicina. Svuota il caricatore. Non devono assolutamente superarci. Faremo del nostro meglio. Guarda che c'è qua dietro. I vetri indistruttibili. Poi ci stanno le costole. Poi vecchio veloce. Non posso, sto saltando a tavole. Li abbiamo seminati. Grande schivata. Che abbiamo fallito. Lo immaginavo. Gesù, da dove saltano fuori? Ci stanno le costole! Non resisteremo ancora a lungo! È un pazzo. Ma che pirla. Sam, va tutto bene? Sono in guai, Tom.
A posto. Grazie. Insomma. Ancora. Oddio mio. Distruggi la torretta quando smette di sparare. Stanno ricaricando. Spara ora. Spara ora. È la nostra occasione. Fallo smettere. Il camion è andato distrutto. Carica. Ora Tommy, mentre ricaricano! Stanno ricaricando! E dai, mentre ricarica! Ah, però male. Sparazzati nella blindatura su parabrezza, Tom! Ho un'idea! Grazie della... Dai, dai. Quello che sto cercando di fare. Terza almeno. Oddio mio. Ok, già siamo. Dai, occupate di Sam, vado a svegliare il dottore. Sam, Sam. È fatta. Siamo arrivati dal dottore. Mi hai salvato 3 volte. Oh, cosa ci fai qui a quest'ora? Salve, dottore. Ma scusi per l'ora, ma... c'è stato un incidente. Uno dei nostri è ferito. Ok, portalo dentro. Va bene, grazie. Io resto con sé. Tu ne porti indietro il furgone e chiudiamolo qui. No, ti aspetto. Il dottore si era appena impegnato. Vediamo di non stargli gonfiato sul capo. Vai, Tom. Andrà tutto bene. Lo dici tu? Ehi, sei stato in gamba. Ok. From a fireside presidential address delivered earlier this year on the topic of the national. Dobbiamo andare da Sara adesso. This is part of our series looking back over the president's plans and results since his inauguration. While we are making this great common effort, there should be no discord and no dispute.
This is no time to cavil or to question the standards set by this universal agreement. It is time for patience and understanding and cooperation. The workers of this country have rights under this law, which cannot be taken from them, and nobody will be permitted to whittle them away. La macchina da buttare. No aggression is now necessary to attain those rights. The whole country will be united to get them for you. The principle that applies to the employers applies to the workers as well. And I ask you workers to cooperate in the same spirit. When Andrew Jackson, old Hickory, died, someone asked, will he go to heaven? The answer was, he will if he wants to. If I am asked whether the American people will pull themselves out of this depression, I answer, they will if they want to. The essence of the plan is a universal limitation of hours of work per week. No, sbagliato. Ho sbagliato completamente. Andate i vostri agenti, subito! Quinta pericolosa a Central Island, mobilitatevi. Ah, pericoloso, no? Esagerati. Ma dai, mi dite che ho fatto. Prendetelo e arrestatelo, sbattetelo al fresco. Sta macchina così messa. Ah, forse ce l'abbiamo fatta. Attenzione, lasciamo perdere le tracce a Chinatown. Continuate a cercare. Devo cambiare macchina. Perfetto. Eccola qui.
ritardo. La cena è fredda. Scusa. Un po' sconvolto. Sposiamoci. Ah, così la proposta? Ammazza proposta di matrimonio, scandaloso.